Gli esseri umani hanno una curiosità naturale per il passato. Facciamo sempre il possibile per imparare qualcosa sugli esseri umani e sulle civiltà che hanno vissuto molti anni prima di noi. La maggior parte di noi si chiede come siamo arrivati dove siamo oggi. E ci sono così tanti segreti sull'umanità che sono stati persi nel tempo. Tante tecnologie sono state inventate o sperimentate, ma la maggior parte di queste sono state perse, danneggiate o rimangono inspiegabili. Oggi daremo un'occhiata a diversi oggetti di archeologia proibita che potrebbero cambiare la storia dell'umanità per sempre. Prima di iniziare, assicurati di premere il pulsante mi piace e di attivare la campanella di notifica per altri video. La nascita dell'umanità. I Sumeri sono una delle più antiche civiltà che abbiamo scoperto. Si ritiene che siano uno dei primi insediamenti dell'uomo moderno e risalgono al 2900 avanti Cristo. La civiltà è ripetutamente citata nella Bibbia cristiana e si crede che sia il luogo dove sarebbero finiti i diretti discendenti di Adamo ed Eva. Gli abitanti di queste zone erano fiorenti, anche se davano tutto il merito delle loro invenzioni, come l'aratro, la ruota e l'agricoltura, a un gruppo di divinità noto come gli Anunnaki. Alcuni sostengono che questi esseri fossero alieni, altri che fossero divinità, e altri ancora che fossero angeli. Non lo sappiamo con certezza. Quello che sappiamo è che i Sumeri erano alcuni degli esseri umani più avanzati dell'epoca, ma alla fine furono eliminati dall'impero di Akkad. Passarono altri due secoli prima che i Sumeri si riorganizzassero e apparissero ancora una volta nella Mesopotamia meridionale. Tuttavia, ancora una volta, persero una grande battaglia contro la terza dinastia di Ur. Questa volta, i Sumeri se ne andarono per sempre. Potreste immaginare di creare alcune delle tecnologie più avanzate del mondo, solo per essere razziati e avere tutto distrutto da un nemico. Questo deve essere stato tragico per loro. Anche se i Sumeri furono uccisi o esiliati, le loro invenzioni e il loro stile di vita continuarono a vivere fino ai giorni nostri. L'area in cui vivevano è ora conosciuta come la Mezzaluna Fertile e rimane una delle zone più fertili dell'odierno Iraq. È probabile che i Sumeri si siano stabiliti qui dopo aver faticato a trovare un'area che potesse produrre la quantità di cibo di cui avevano bisogno per sopravvivere. Tuttavia, a parte le loro invenzioni agricole, i Sumeri sono anche i primi esseri umani conosciuti ad aver sviluppato un sistema di scrittura simile a quello che usiamo oggi. Quando i Sumeri iniziarono a scrivere, di solito documentavano solo informazioni importanti, come atti di proprietà o transizioni importanti. Tuttavia, man mano che la loro civiltà cresceva, cominciavano anche a scrivere alcuni dei loro documenti scientifici e delle loro storie, come la storia degli Anunnaki. Dopo la caduta dei Sumeri, il loro sistema di scrittura continuò ad essere usato dagli Accadi, dai Babilonesi e dagli Assiri. Ma i Sumeri non si fermarono qui. Svilupparono anche un sistema di numeri che li avrebbe aiutati a contare le coltivazioni e il bestiame, inventando anche il loro sistema unico di matematica. Usarono la loro conoscenza dei numeri e del sistema solare per creare anche il primo orologio rudimentale del mondo e un calendario. Pur essendo per lo più una comunità pacifica, svilupparono anche una tecnologia militare per difendersi dai nemici, anche se questa tecnologia fu ovviamente superata dagli insediamenti vicini, facendo incontrare ai Sumeri la loro fine. Anche se questi uomini alla fine persero la vita, non potevano immaginare le cose che avevano inventato durante la loro storia. Erano dei geni. Hanno letteralmente inventato la ruota solo per farsi rubare le idee dal nemico. Questi uomini non scherzavano. Erano degli inventori incredibili. Dei dell'universo. Continuando con la nostra storia sui Sumeri, ricorderai che spesso davano il merito delle loro invenzioni a persone che venivano dal cielo. Non siamo mai stati in grado di capire di cosa stessero parlando. Molti teorici della cospirazione sostengono che la gente del cielo
sarebbero stati degli alieni venuti sulla Terra su una specie di astronave. Questo sarebbe incredibilmente improbabile, ma non del tutto fuori discussione. Tuttavia, se vi rivolgete ad alcuni leader religiosi, essi potrebbero dirvi che la gente del cielo potevano essere divinità, demoni o angeli. Non lo sappiamo con certezza. Tuttavia, i testi che abbiamo oggi sembrano suggerire che molto probabilmente siano stati dei o angeli. Poiché i Sumeri avrebbero spesso condiviso una storia sulla creazione dell'umanità che descriveva almeno quattro dei che visitarono la Terra nei suoi primi giorni. Qualunque cosa si creda, Zakaria Sitchin sarebbe il primo uomo a cercare di decodificare questi testi antichi. Considerando che aveva pochissime prove con cui lavorare, ha dovuto decodificare queste antiche tavolette d'argilla da zero, il che significa che molta della sua traduzione è aperta all'interpretazione. Le informazioni che abbiamo raccolto dai Sumeri sono altamente discutibili e alcune persone stanno ora sostenendo che le raffigurazioni di divinità, alieni o angeli, sono fraintese. Invece alcuni ricercatori dicono che queste erano storie che raccontavano per ricordare ai loro cittadini di rendere omaggio agli dei e ringraziarli per tutto ciò che avevano realizzato. Tuttavia la domanda deve essere posta: se i Sumeri volevano un costante promemoria per essere grati agli dei, da dove venivano questi dei, se non dal cielo? È qui che la questione si infittisce un po', perché molte persone sostengono che è difficile usare sia la religione che la scienza per arrivare in fondo a storie come questa. Molti ricercatori che sostengono che i Sumeri volevano un promemoria per lodare gli dei negano l'idea che gli dei abbiano mai visitato i Sumeri. Al contrario, molti credenti religiosi sostengono che i Sumeri scrissero queste storie come un promemoria per ringraziare gli dei dopo che avevano già visitato la Terra. Alla fine non sappiamo con certezza a cosa credere. Sappiamo che i Sumeri avevano chiaramente una conoscenza superiore a quella di altre civiltà. Ma considerando quante controversie ci sono intorno a questi testi antichi, forse non riusciremo mai a decifrare completamente le storie raccontate dai Sumeri. Dogu. Il Dogu è una serie di figure incredibilmente strane che sono state scavate in aree antiche del Giappone. Queste figure sono dappertutto in Giappone e finora ne abbiamo trovate circa 15.000. Alcuni ricercatori sostengono che queste statue hanno decine di migliaia di anni, ma non ne siamo sicuri. I Dogu variano molto nell'aspetto. Alcuni di loro sembrano avere grandi occhi, mentre altri sembrano normali esseri umani. Ciò che rende queste figure super strane è che non abbiamo idea cosa dovrebbero rappresentare o per cosa potrebbero essere state usate. Alcune persone sostengono che alcune statue Dogu sembrano essere molto simili alle moderne tute spaziali che un astronauta potrebbe indossare. Se siete disposti a saltare nella tana del coniglio della cospirazione, questo significherebbe che l'antico popolo giapponese potrebbe essere stato in grado di viaggiare nel tempo in qualche modo. O meglio ancora, gli astronauti moderni potrebbero essere stati in grado di viaggiare nel tempo e tornare indietro per vedere l'antico popolo giapponese. Esiste una spiegazione più plausibile, anche se non abbiamo molte prove per dire qualcosa di sicuro. Questa teoria suggerisce che le figure potrebbero essere state fatte dopo che i giapponesi avevano fatto un viaggio psichedelico usando piante mistiche, come i funghi psichedelici, o qualcosa di simile. Potrebbero aver usato questo viaggio per creare queste creature ed essenzialmente averle usate come un'antica bambola voodoo. Questo significherebbe che avrebbero creato le bambole per assomigliare in qualche modo ad una persona sulla Terra. Poi avrebbero cercato di scacciare la malattia o il dolore della persona e l'avrebbero impiantato nelle bambole. Questa è solo una teoria e non abbiamo molte prove, ma queste bambole sono certamente piuttosto inquietanti. Non ne vorrei una in casa mia, questo è sicuro. Il Penny del Maine, Norvegia. Questa storia è super strana e viene dallo stato del Maine, situato negli Stati Uniti. Nel 1957, un gruppo di ricercatori stava scavando in un sito di nativi americani. Mentre scavavano tra i resti di questo villaggio dimenticato, si sono imbattuti in una moneta che credono risalga all'anno 1065, anche se potrebbe trattarsi del 1080. Il problema è che questa moneta non apparteneva ai nativi americani,
Invece era una moneta norvegese che era stata coniata quando Olav Kyrre era ancora re. Se visitate il Maine State Museum, la storia ufficiale è che la moneta sarebbe stata portata in America molto prima che Cristoforo Colombo mettesse piede sul continente. Questa teoria ci costringe quasi a riscrivere la storia, poiché abbiamo sempre creduto che Cristoforo Colombo fosse il primo uomo europeo ad arrivare in America. Ora sappiamo che ha rubato la terra ai nativi americani e l'ha rivendicata come sua, costringendo alla fine i nativi a lasciare la loro terra e introducendo gli insediamenti europei. Tuttavia, questo non spiega ancora la moneta. Potresti rimanere scioccato nell'apprendere che intorno all'anno 1000 il famoso vichingo Leif Erikson visitò il Nord America e cercò di fondare un insediamento vichingo. L'insediamento andò rapidamente in pezzi e non abbiamo motivo di credere che qualche vichingo sia rimasto in America una volta che l'insediamento fu abbandonato. Tuttavia, questa moneta potrebbe dimostrare il contrario. Avrebbe senso che quando Leif Erikson visitò il continente avrebbe portato con sé denaro, beni e cibo. Tuttavia, questa moneta è stata creata almeno 50 anni dopo che Leif Erikson aveva abbandonato la missione. Ciò significherebbe che ci devono essere stati futuri tentativi da parte dei vichinghi di colonizzare il Nord America, ma le prove di questi viaggi si sono perse nel tempo. Alcuni ricercatori si spingono all'estremo e sostengono che la moneta sia falsa, ma non abbiamo alcun motivo reale per crederlo. Sicuramente cambia completamente la storia, ma non possiamo dire con certezza da dove provenga questa moneta e chi l'abbia portata qui. L'arte della Mesopotamia. Quando pensiamo all'arte antica, spesso pensiamo a sculture super basiche, che mancano di qualsiasi dettaglio significativo. Al giorno d'oggi, un bambino in età prescolare potrebbe creare alcune delle sculture e delle statue che abbiamo trovato dai tempi antichi. Tuttavia, se guardiamo le sculture dell'antica Mesopotamia, questi ragazzi hanno creato un'arte incredibile che resiste ancora oggi. Gli scienziati sono stati affascinati dalle sculture che sono state create durante l'antica Mesopotamia e opere d'arte come questa dimostrano che i primi insediamenti avevano una conoscenza del mondo che li circondava molto più elevata di quanto ci piace dar loro credito. Uno dei pezzi d'arte più impressionanti è noto come architravi di Tel Alubaid. Quest'opera d'arte incredibilmente dettagliata sembra mostrare l'immagine di due cervi che stanno di fronte a un orso o a un grande gatto a cui sono state date le ali e il corpo di un uccello. Non conosciamo il significato di quest'arte, ma è uno spettacolo incredibile da vedere. Opere d'arte così dettagliate come questa non sarebbero state trovate in altre aree del mondo per centinaia di anni. Ma gli antichi mesopotamici avevano chiaramente delle capacità artistiche sorprendenti. Un altro pezzo popolare che è stato trovato è semplicemente conosciuto come ariete in un boschetto. Questo pezzo è ancora più emozionante del precedente e sembra qualcosa che sarebbe stato creato in Egitto molti anni dopo. Questa scultura è fatta di foglie d'oro, conchiglie e altri materiali. Non sappiamo molto di questa scultura, se non che si crede che sia stata creata tra il 2600 e il 2400 avanti Cristo. Il nome originale della scultura è sconosciuto, ma è stato chiamato Ramin Atiket. Dopo un passaggio biblico dal libro della Genesi, che sembra essere servito come ispirazione per la scultura, il passaggio recita: «Non fare del male al ragazzo e non fargli assolutamente nulla, perché ora so che sei timorato di Dio, perché non mi hai nascosto tuo figlio, il tuo unico». Allora Abramo alzò gli occhi e vide poco oltre a lui un montone impigliato in un boschetto per le corna. Abramo andò, prese l'ariete e lo offrì come sacrificio bruciato al posto di suo figlio. Qualunque sia il vero significato dietro questa scultura, è davvero un'incredibile opera d'arte. Grazie mille per aver guardato. Assicuratevi di premere il pulsante mi piace e di attivare la campanella di notifica per altri video.